Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo subito ad esplorare la torre e andiamo a vedere, cioè andiamo e soprattutto continuiamo la scalata, perché è una vera e propria scalata. Beh, ovviamente c'è da dire che le armi di ghiaccio mi stanno aiutando parecchio, solo che però mi colpiscono sempre quelli più deboli. Io non capisco se è un'intelligenza artificiale aumentata della difficoltà difficile o se effettivamente ho sfiga io, perché non lo riesco veramente a capire a questo punto. Allora, vediamo se da qua si continua o se è un forziere. No, ok, da qua si continua, quindi torniamo indietro ed esploriamo la zona rimanente. Addirittura la porta è chiusa a chiave. Ah, ma lì c'è un altro corridoio. E non me ne stavo accorgendo. Mamma mia, che palle, poi quando ti colpiscono sempre. Oggetto come vento artico. Cioè, che... Vabbè. Allora, la porta lì è chiusa a chiave, quindi per ora non possiamo fare. Oh, anche qua si può salvare. Quindi approfittiamone. Sì, è lo stesso slot, mi va benissimo. Super etere, buono. Eccoci qua.
Scusatemi ragazzi, ho notato soltanto adesso che praticamente la mia voce durante il boss si è completamente annullata. Ho fatto un casino con le tracce audio mentre stavo montando il video, quindi potreste notare degli sfarfugliamenti. Spero di no, spero di risolverli, però vi avviso già adesso che magari potrebbero esserci degli sfarfugliamenti nell'audio e anche nel video. Allora, abbiamo sconfitto finalmente il boss, che mi stava dando qualche problema. Poi dopo ho utilizzato una strategia un po' più rudimentale, ovvero io ho lasciato correre, come vi stavo dicendo, ho praticamente lasciato due elisir, ho sprecato tra virgolette due elisir contro il nostro boss e l'ho praticamente shottato. Quindi una strategia molto easy, molto veloce, perché grazie appunto al suo gas invertente dava questo problema. Adesso continuiamo l'esplorazione ovviamente della nave, anche se in realtà io non vorrei andare subito qui, vorrei vedere se andando avanti c'è qualcos'altro. No, eppure qua non c'è niente, quindi va bene, devo necessariamente andare di qua. Non funziona. Ah, certo, perché io ho preso la chiave. Quindi devo ritornare indietro. Dove c'era quella porta? Vi ricordate la porta chiusa? Adesso, grazie alla chiave appunto che abbiamo ottenuto, possiamo riaprirla. Quindi devo andare lì e riaprire la porta. Bene. Allora, facciamo strada. Allora, facciamo tutta la strada al contrario, perché devo andare ad aprire adesso. Che era questa qui, la porta chiusa a chiave. Adesso possiamo aprirla, perché abbiamo appunto la chiave. Ok, curiamoci. Non subisco tantissimi danni, però il fatto che abbiano pochi HP alcuni personaggi mi crea parecchio disturbo. Benissimo. Dannati nani. Beh, voi siete a dir poco ridicoli come... cioè, come avversari siete abbastanza deboli. Easy. Vediamo se adesso si trasformano in qualcosa di serio. Hanno distrutto praticamente la console in modo tale che i cannoni... Ecco,
E abbiamo perso un altro. If you should see my wife again, tell her to live enough for us both. Don't be a fool. Open the door. Young! Please, Young! Don't throw your life away! Young! It has been an honor fighting with all of you. Open the door, Young! Giustamente la porta adesso è danneggiata. Abbiamo perso Yang, però a questo punto penso... Adesso penso che possiamo andare al teleport, visto che comunque i cannoni non funzionano. Penso che adesso possiamo andare lì. Almeno credo. Ok, qua non dovrebbero esserci comunque scontri casuali. Perché questa è una zona particolare della mappa. Non funziona? Scusa. Tutte ste stanze che erano? Cioè veramente è praticamente un paio d'ore che non gioco perché ho dovuto fare altro e non mi ricordo già più niente. Cioè sto girovagando le stanze senza sapere dove sto andando. Cioè allucinante. Allora devo utilizzare, se ce li ho, gli eteri, perché ho finito gli MP di... No, mi sa che non ce li ho. Va bene, utilizziamo il super etere. Mi fa recuperare 100. Che per Ridia sono praticamente niente, però... È un inizio. Allora, ah sì, devo andare mi sa da quel lato, perché vedi, ci sono le doppie stanze lì, sì, ora sto ricordando il percorso. Qua c'era appunto dove si salvava, ok. Beh, avrei potuto effettivamente utilizzare la tenda e riposarmi lì, però alla fine ci sta. Allora, io non credo che fosse questa la strada giusta. Infatti questa era quella dei forzieri. Va bene, allora saliamo di qua. Bene. E qua dovremmo essere, se non sbaglio, esatto, all'uscita. Dovevamo uscire. Oh, ha riparato l'Highwind, nel frattempo Sid. Bella roba.
Dovrebbe essere più veloce, infatti si sta vedendo. One after another. Rushing to die like fools. We go to Baron for Cid. Cioè, veramente, veramente pazzesco il fatto di perdere praticamente personaggi su personaggi. Cioè, veramente, veramente brutto dal punto. Cioè, anche il fatto di come riescano in qualche modo ad essere così, cioè, così disposti a sacrificarsi, no? Cioè, è particolare come cosa. Allora, salviamo in questo. Sì. Perché per questa puntata penso possa essere effettivamente tutto. Non so se viene, se verrà, o comunque in generale una puntata magari un po' più corta, però per il momento purtroppo è così. La prossima sarà sicuramente più lunga, quindi per il momento vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.